Guardate qui. Pazzesco. Oh, ciao e bentornati per un nuovo video. Video in cui vi parlerò del robot più incredibile e intelligente che abbia mai provato. Il Roomba i7 Plus. Perfetto per chi davvero la polvere non vuole vederla e tantomeno toccarla. Unico nel suo genere, ma prima di spiegarvi tutte le sue incredibili particolarità, vi chiedo come sempre il miglior supporto che possiate darmi, cioè un like qui sotto e attivare la campanellina delle notifiche. E detto questo, beh, parto a bomba parlandovi di lui, il Roomba i7 Plus, dove il più sta proprio nel fatto che lui è composto da due elementi importanti. Il robot, naturalmente, che alla fine è un i7, più appunto la Clean Base, cioè questa base con torretta che lo rende unico nel suo genere. Già perché la Clean Base è al tempo stesso la base di ricarica del robot, dove lui va a posizionarsi quando non pulisce casa e che lo tiene sempre in carica, ma soprattutto è un intelligente sistema di svuotamento della polvere, che finalmente pone rimedio ad uno degli aspetti più critici di questi dispositivi, che è appunto la piccola capienza del vassoio raccoglipolvere. La base, come vedete, è leggermente inclinata con questi piccoli incavi dedicati alle ruote del Roomba e soprattutto con questo foro che permette al robot ogni volta che finisce la pulizia di svuotare la polvere all'interno del sacco dentro la torretta, aumentando così la capacità di circa 30 volte rispetto al vassoio di un normale robot. Potrebbe quindi sembrare apparentemente una di quelle comodità, no, e cui si può fare tranquillamente a meno. Certo, se non fosse che in realtà è fondamentale per tutte quelle persone che, come me ad esempio, sono allergiche o che per qualsiasi motivo non vogliono avere contatti diretti con la polvere che di fatto finisce all'interno del sacchetto che una volta pieno viene preso e buttato via senza che lo sporco al suo interno possa uscirne anche solo in minima parte. Perché è vero che il Roomba è dotato di un filtro che cattura il 99% di muffe, pollini e altri allergeni, ma se poi questi escono quando si vuota il contenitore, beh, si perde tutta l'efficacia, giusto? Considerato poi che un sacchetto può durare anche più di un mese e che si trovano in rete a cifre molto basse, ciò non andrà a incidere più di tanto sui costi del mantenimento. Parlato però di quella che è la sua grande particolarità, bisogna dire che il Roomba in sé è davvero tra i più tecnologici della sua categoria. Del resto a me piace molto anche a livello estetico, tutto nero con queste plastiche di diversa finitura che danno l'idea di un prodotto solido e ben costruito, dove spicca il grande tastone centrale con questo anello luminoso tutto intorno e soprattutto la camera posta qui al centro che grazie alla tecnologia Imprint riesce a creare mappe intelligenti della casa dividendole per stanze e mappando contemporaneamente la posizione dei vari mobili. Ciò rende il Roomba i7 Plus estremamente razionale nei suoi spostamenti all'interno dell'abitazione, che vuol dire non solo raggiungere ogni angolo o parete, ma di potersi spostare in maniera intelligente e capire sempre dove si trova. E questo, in abbinamento all'applicazione da smartphone, dà accesso a diverse possibilità di utilizzo. Ad esempio, gli si può far pulire solo alcune stanze in determinati giorni della settimana, effettuando così una profonda programmazione personalizzata. Le stanze naturalmente vengono suddivise dal robot, ma possono essere modificate manualmente e rinominate a piacimento. Così come da applicazione è possibile tracciare eventuali zone, no, off limits, dove non si vuole che il Roomba passi. Se poi avete più piani nella stessa abitazione, si possono salvare più mappe e quindi effettuare la pulizia di piano in piano, facendo in modo che il robot sappia sempre dove si trova. Un robot, il Roomba i7 Plus, che sebbene sia più piccolo di altri che ho provato, pulisce in maniera molto efficace. Efficiente grazie anche alla doppia spazzola con battistrada in gomma. La prima volta devo dire che vedo un sistema così, che praticamente va a prendere di forza sia lo sporco leggero che eventuali detriti più pesanti. Lui poi non ha problemi a superare piccoli dislivelli come i tappeti e peraltro è in grado di riconoscere autonomamente le zone con uno sporco più pesante, andando a variare automaticamente l'intensità della pulizia. Insomma, il Roomba è piuttosto intelligente e autonomo, così come si può capire dall'applicazione, che è davvero minimale a livello di grafica e funzioni. Cosa positiva perché ormai questo tipo di prodotti sono destinati anche a persone che non per forza devono essere
particolarmente esperte nell'utilizzo della tecnologia. Dall'applicazione chiaramente poi si accede anche alle impostazioni più importanti, come la scelta della lingua, perché lui parla, o come la cronologia delle pulizie effettuate, o la programmazione manuale, o anche solo lo svuotamento del serbatoio. Chiaramente chi non vuole utilizzare l'app può semplicemente premere i tasti touch sul robot, oppure utilizzare gli assistenti vocali, Google Home, oppure, come nel mio caso, Alexa. Alexa, chiedi a Roomba di pulire la cucina. Una vera comodità, a mio parere, che ti permette, che ne so, di farlo partire al volo, no? Nel mio caso, quando esco di casa e sto per chiudere la porta. Lato efficienza, comunque devo dire che Roomba ha una buona autonomia della batteria, che consente tranquillamente di pulire in un'unica soluzione un'abitazione di circa 80 metri quadrati. Poi ovviamente, in caso contrario, lui ritorna in posizione per ricaricare la batteria e poi continuerà successivamente la pulizia in maniera autonoma. Pulizia che esegue con un grado di rumorosità che direi è tra i più bassi che abbia mai riscontrato, e questa è una cosa sicuramente molto positiva qualora vogliate farlo pulire mentre siete in casa. Io onestamente no, preferisco sempre programmare o farlo partire quando sono fuori casa. Nel complesso quindi devo dire che Roomba i7 Plus non mi ha sorpreso più di tanto per quella che è la sua intelligenza e capacità di pulire in maniera efficiente, vista l'esperienza di un brand come iRobot, che è tra i più blasonati ed esperti nella robotica applicata al floor care, ma mi ha sorpreso l'utilità invece della torretta, che in effetti non è un optional di poco conto nell'ottica di voler vivere in un ambiente che sia il più possibile pulito, ma soprattutto salubre e che ti evita di venire in contatto con la polvere accumulata. Inoltre, se lo acquisterete da Nital, avrete la possibilità di usufruire anche della garanzia VIP Care, che in caso di problemi vi eviterà di recarvi in un centro di assistenza, perché sarà Nital stessa a occuparsi di tutto in maniera completamente gratuita. Ed è per questo che vi lascerò qui sotto il link in descrizione per un eventuale acquisto, e sempre qui sotto nel box dei commenti mi aspetto di sentire che ne pensate voi o di rispondere a eventuali domande sul Roomba i7 Plus. E siccome le cose importanti ve le ho dette inizio video, non mi resta che ringraziarvi. Grazie da Manuel Agostini e noi ci vediamo per un prossimo video, sempre qui sul mio canale YouTube.